Buongiorno ragazzi, oggi vi porto alla scoperta di Katibawa Sand Falls, le cascate situate nell'isola di Kamigin. Guardiamole insieme. Buon pomeriggio ragazzi, sono qui, sono arrivato, ho percorso una stradina in mezzo alle montagne, circa 20 minuti da dove avevo l'hotel, da White Island. E adesso sono qui per vedere le cascate, un altro posto, un'altra meta turistica che costa 85 peso a testa. Purtroppo il tempo non ha retto e inizia a piovere. E nella strada per venire qua si vedevano anche degli alberi caduti che sono dovuti al tifone che c'è stato circa uno o due mesi fa, mi ricordo, che qua al sud ha colpito molto, sud delle Filippine, ha colpito molto questo tifone, da me non tanto, quindi non sapevo neanche quanto fosse forte, ho visto solo le immagini al telegiornale. Anche là sopra si possono vedere degli alberi che sono caduti. Chissà che casino qua durante il tifone, tutti questi alberi. E si vedono proprio nella strada per salire, dopo magari faccio una foto. Tanti alberi a terra. Adesso andiamo, entriamo. Piove, lascerò qua il casco perché non so dove mettere. Possiamo mettere qua il casco? Sì, lascia qua il casco. No, anche lo zaino. Segui po'. No problem. Azioni. Ecco qua. Qua ci sono le cascate. Guardate la natura favolosa. Sembra sempre un po' Jurassic Park. Un posto antico, abbandonato. Qua la natura ha fatto il suo corso. Questa è la cascata. Quindi qua hanno proprio l'acqua, perché le montagne sono alte. È un'isola piccola, ma le montagne sono molto alte, proprio perché ci sono anche i tifoni, i vulcani. Guardate là. Questo è bambù questo, hai visto che bello? Wow, bambù tutto riunito, altissimo, veramente. Qua c'è una persona che dorme, va bene, fa niente. Questa è una cascatona veramente alta. Sì, ma guardate questo bambù anche, quanto è bello. Bambù. Forse non si vede la telecamera, ma sta piovendo. Fa freddo. Questa è la vista dall'alto. Bellissima. Si può fare il bagno là? Sì. Grabbe una mano. Io voglio andare là adesso. Oh, amore, fai anche te per fare. Perché? Perché quello c'è la corrente, tipo. Sì. Oh, ecco. Dice là si può fare il bagno, però non andare di là, solo qui. Non andare nell'acqua, sotto l'acqua? Ah, perché no, è potente. Può. Sì, perché la potente, anche a volte ci sono i sassi che cade. Ah, veramente? Comunque guarda, anche negli angolini dietro ci sono delle piccole cascate. Ragazzi, proviamo ad andare giù a vedere come sono le cascate da vicino. E toccare l'acqua, vediamo se è fredda. Intanto percorriamo, tanto piove oggi, quindi sono già bagnato. Bellissimo, sempre da vicino, guardate qua. Ieri sera ho visto anche qualche pipistrello, si vedono, sono belli grandi qua i pipistrelli. Questo posto è anche famoso per questi animaletti grandi che volano. E in sé sono piccoli, ma hanno un'apertura alare molto molto grande. Questo è un buco, non so perché c'è questa voragine. E poi la cascata, ma da dove si scende? Ah, ci sono le scale là. Piove sempre di più. Non so. Va bene, dai, andiamo nell'acqua, tocchiamola prima che è troppo tardi. Esce da troppo tardi, c'è un altro tifone. Eccoci, siamo vicini, che figata ragazzi, la pioggia e la cascata, è bellissima, madonna santa, grabenaman, tocchiamo l'acqua con un piede e basta, è freddissima, meglio di no, piove un sacco Johnny Lin. Ok. Sono venuto a vedere le cascate di Katibawa Sand Falls. Eccole qua, il nome è tutta un difficilissimo, ma ce l'ho fatta a dirlo, meno male.
E basta, dopo questo l'abbiamo visto, non facciamo il bagno perché comunque piove. Ora torniamo e vediamo la prossima tappa, dove sarà, ragazzi.